Con l'innovazione tecnologica, ognuno di noi ha con sé un dispositivo tipo tablet o smartphone che ci segue in maniera ininterrotta. Molte volte le batterie non durano tanto e per chi trascorre parecchie ore fuori casa diventa un vero problema. Per ovviare a questo nasce il Power Bank, una batteria di emergenza portatile che garantisce l'alimentazione del vostro tablet o cellulare ogni volta che ne avete bisogno. Un accessorio di piccole dimensioni che può essere portato ovunque e che con il collegamento di un semplice cavetto alla porta USB vi permetterà di continuare ad utilizzare il vostro smartphone senza problemi. Anche i power bank ci lasciano prima o poi. E quando non funzionano più, sono due i casi: o lo si butta e lo si sostituisce con uno nuovo, oppure lo si rigenera, dandogli una seconda vita. Andiamo a rigenerare il power bank sostituendo la vecchia batteria con una nuova e più potente. Apriamo la carcassa facendo attenzione a non rovinarla. Se non sei iscritto ancora al mio canale, clicca su iscriviti e attiva la campanella. Una notifica ti avviserà ogni qualvolta pubblicherò un video. Con il tester verifichiamo il suo valore di tensione, valore troppo basso per funzionare.
Le batterie a litio 18650 devono lavorare sempre tra i 2,9 e 4,2 volt. Al di sotto sono da scartare. Era una batteria da 2200 mAh. La sostituiamo con una da 3400 mAh, quindi la potenziamo per la durata di una ricarica completa di uno smartphone di ultima generazione. Ricollegato il tutto in modo corretto, richiudiamo la carcassa e la incolliamo. Verifichiamo il suo funzionamento. Thank you.
Per la ricarica utilizziamo la micro USB e colleghiamo il power bank alla presa elettrica.